Beh, non vediamo l'ora. Siamo pronti? Quindi diciamo se abbiamo dato con i cantanti possiamo dedicarci a noi tre. No, però. In che senso? Bravo, in che senso? Già sorprese già anche questa sera. Troppo chiedere alla vita tre Sgabelli? No. Troppo chiedere. L'avevi chiesto anche prima, tre Sgabelli ci sono. Dobbiamo farli entrare adesso? Io li farei entrare, già che siamo. Avete... Sgabelli, grazie ragazzi. Io vado. Io sono preoccupato, Sono preoccupato, io non. Aspetta che sedersi mettiti non tu, è banale, eh. Mettiti non tu. È... Ecco. Ah. L'hai visto Angelo Duro? Sì, l'ho visto. Sì, sì, l'ho visto. L'ho visto. Va bene, cambiano le nostre risposte stasera. Dopo aver visto Angelo Duro. Si fa più interessante, finalmente. A questo punto chiederei i Ferri del Mestiere. L'agendina. Ah, l'agendina. Originale, la l'originale. L'agendina della signora Fagnani. Quanto mi sei mancata, vieni qua. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Non so dove mettere le mani. Meno io. Cominciamo da Gianluigi Morandi per tutti i Gianni. 55 milioni di dischi venduti, primo disco nel 62. Nel 68 vince Canzonissima, nel 69 vince ancora Canzonissima. Nel 70 no, perché vince Massimo Ranieri e lei arriva secondo e ci rimane malissimo. Lo possiamo dire, è stata un'ingiustizia, era molto più bella la sua? No, meritava Ranieri. No. Le cronache locali raccontano altro. Cosa dicono? È che ci è rimasto malissimo lei. Ma sì, era abituata a vincere, però col senno dei poi aveva una grande canzone. Allora lei... sono rimasto male. Lei solitamente non mangia mai prima dei concerti. Una volta però, era il 1983 a Falerna in Calabria, diciamo fa uno strappo. Falerna! Fa uno strappo alla regola, gli dà giù col pesce e col vino. Si ricorda cosa è successo mentre cantava Fatti mandare dalla mamma? Devo raccontare tutto? Ah, diciamo, il senso. Mi stavo muovendo anche un po', a un certo momento sento che... Non le sa! Riesco a trattenermi. Una cosa imbarazzante, ero sul palco in un campo sportivo, quindi vicino al mare c'era una recinzione, io non ce la facevo più, un dolore, guarda. No. Va bene, io direi ero che basta. Tutto vestito di bianco, davvero, con una camicetta azzurra. Come J-Ax. Insomma, e a un certo momento ho mandato avanti l'orchestra, sono sparito dal palco, ho saltato la rete, sono caduto di là, ma mentre saltavo la rete brum, per aria. Il problema è stato rientrare sul palco con tutti i pantaloni di quel colore terribile, e mi sono fatto prestare i pantaloni dal batterista che ha suonato in mutande, giuro. Vabbè, è un po' lunga. Vabbè, ma stasera comunque non ha cenato. Senta, mi dice la cosa più trasgressiva che ha fatto in vita sua? Una l'avrà fatta pure lei? Ma non lo so, sì, qualcosa, non lo so. Ho fatto un gavettone a un capitano da militare. Illusione. Allora mi dica perché lei piace così tanto alle donne. Non io. Sia modesto, eh. Lei piace alle donne perché? Perché canto l'amore. E poi? Perché cosa? Non lo so, me lo dica lei. Non lo so, ma è vero che piaccio alle donne. Piaccio a lei? Molto. Enrico che suona a casa. Lei una volta disse: il successo si paga, è malvagio, subdolo e non coincide quasi mai con la felicità. Per lei è stato più facile gestire il successo quando le è arrivato addosso da ragazzo tutto insieme, o gestire il momento in cui sembrava non esserci più? Ma forse ci sono rimasto un po' male quando il successo è improvvisamente sparito. Però mio padre, che era un montanaro vero, mi aveva sempre detto che questa storia sarebbe finita prima o poi. Quindi ho resistito, ho sofferto, ma ho resistito. Grazie. Io finirei così. Eccoci qua. Io finirei qua. No, bellissima intervista. Bellissima, quattro domandine. Finirei qua. Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Io che devo fare? Mi hanno chiamato così.
Da ragazzino lei si era iscritto all'istituto agrario, sì, ma fu bocciato. Poi passò all'istituto tecnico per geometri, sì, e riuscì a diplomarsi solo dopo aver solennemente promesso alla commissione che non avrebbe mai fatto il geometra. Quindi l'hanno assunta in RAI per limitare i danni? Potrebbe essere, corrisponde a verità. Avevo promesso che non avrei mai fatto il geometra e mi hanno creduto e mi hanno promosso con un 36 e l'invito a mantenere la promessa. Di lei hanno detto, è un'acqua cheta, è un complimento o il suo contrario? No, è un complimento perché bisogna sempre mantenere i nervi saldi, poi si dice acqua cheta, rompe i ponti. Lei ha detto, sono sempre stato poco bravo a scuola, considero di aver imparato molto facendo i quiz. Allora, Sebastiani, mi dice il passato remoto della prima persona singolare del verbo accedere? Aspetta, me lo ripete per favore. Passato remoto. La prima persona singolare del verbo accedere. Passato remoto. Accedere. Accedetti. Io accedetti, tu accedetti, egli accedette, noi accedemmo, voi accedeste, essi accedettero. Bravissimo. Mi dice chi ha scritto la poesia San Martino? È quella che inizia con la nebbia agli irticolli, l'ha cantata pure il fiorello. La nebbia agli irticolli. Però mi deve dire chi l'ha scritta, non la deve cantare. Carducci. Carducci, è bravo. Piovigginando sale, sa tutto. È sotto il maestrale. Vabbè, l'ultima. Come ci si sente ad essere il marito di colei che è considerata un po' la Yoko Ono italiana? Un uomo estremamente felice. Grazie. Che onore essere intervistati dall'unica vera belva, Francesca Fagnani. Grazie.